Come insegnante, internet è una componente importante per te quando crei materiale didattico. Altri insegnanti hanno messo online ottimi esempi, immagini e testi che ti saranno molto utili e che anche tu potrai utilizzare. In breve, li scarichi e li incorpori nel tuo nuovo materiale didattico. E ovviamente lo pubblichi tu stesso su internet per gli altri. Una buona cosa? Sì, di solito con un solo problema serio, la legge sul copyright. Anche i documenti apparentemente gratuiti in internet sono soggetti a SEO, in conformità con le normative del rispettivo paese. Anche in Europa questo può diventare rapidamente ingestibile, poiché inevitabilmente sorge la domanda su quale paese si applica alle normative. Nei paesi di lingua tedesca una cosa sarebbe chiara. Anche i materiali apparentemente liberamente accessibili sono soggetti alla protezione del diritto d'autore e non possono essere utilizzati senza ulteriori informazioni. Se non disponi di informazioni specifiche sull'ulteriore utilizzo, puoi utilizzare solo l'opzione di citazione. Qui, tuttavia, il trasferimento è limitato alla lunghezza tipica della citazione. In breve, sarà complicato e in definitiva costoso, poiché sono possibili la reclusione e multe. Un modo per gestire i materiali didattici e di apprendimento in modo giuridicamente sicuro è attraverso le cosiddette risorse educative aperte, gratuito, liberamente utilizzabile, può essere stampato e copiato. In molti casi può anche essere cambiato, cioè modificabile, e, non ultimo, può essere nuovamente pubblicato. Inoltre, alcuni autori intendono con aperto anche che viene utilizzato open source software. Vengono utilizzati standard aperti e sono supportate anche forme di apprendimento aperto. Affinché tutto ciò sia possibile, è necessaria una regolamentazione adeguata da parte degli autori dell'opera. Ma affinché questa non debba sempre essere regolamentata bilateralmente per iscritto, esiste la possibilità di regolamentarla in modo generale per tutti chi utilizza la risorsa mediante licenza vuole utilizzare. Ora, ho detto all'inizio che ogni paese ha le proprie norme legali e anche in Europa siamo lontani dall'avere una legge uniforme sul diritto d'autore. Quindi servono contratti che permettano il libero utilizzo dei materiali. Tali contratti sono anche chiamati licenze. È un grande passo avanti che alcune persone si siano assunte il compito di sviluppare licenze valide a livello globale che consentano un utilizzo aperto. Le licenze di questo tipo più utilizzate a livello mondiale sono le licenze Creative Commons, con particolare attenzione a documenti, testi, video, ma anche materiali didattici e didattici. Le risorse didattiche aperte sono risorse didattiche rese disponibili con licenze aperte. Sono incluse anche le risorse di dominio pubblico. In molti paesi europei le risorse sono di dominio pubblico se le persone che hanno creato l'opera sono morte da molto tempo, di solito da più di 70 anni. Le risorse educative aperte e le licenze aperte sono quindi la risposta alle rigide e diverse normative sul diritto d'autore, in modo che tutti possano utilizzare le risorse educative. Quali sono allora gli argomenti a favore delle risorse educative aperte? Sono gratuiti al 100%, sono accessibili gratuitamente e non vi è alcun costo per utilizzarli. Le licenze aperte rendono i termini di utilizzo chiari a tutti. Le risorse educative aperte possono essere facilmente create e modificate da molti, incoraggiando nuove forme di collaborazione. Le risorse educative aperte sono generalmente attuali o possono essere aggiornate, perché le modifiche possono essere apportate da chiunque. Le risorse educative aperte garantiscono pari opportunità, perché sono accessibili a tutti e quindi offrono anche molte altre opportunità di sviluppo e inclusione. Le risorse educative aperte sono generalmente innovative e moderne, poiché funzionano principalmente con le nuove tecnologie. Dopotutto, le risorse educative aperte possono essere diverse. Un libro di testo, una presentazione, ma anche un'immagine, un video, un oggetto didattico. Indipendentemente dal fatto che siano tradizionalmente analogiche o innovativamente digitali, le risorse educative aperte semplicemente non conoscono confini.